grazie per essere qua. Faccio dal micro. Sì, questo libro è uscito a aprile e siamo già alla seconda ristampa, quindi questo mi fa capire che è quasi un best seller, direi. E devo dire che pur nella sua brevità Luca è riuscito un po' a rappresentare una vasta gamma di sentimenti umani, dall'amore, la passione, il tormento, il rimpianto, il dolore, la solitudine, e riesce a descrivere, ecco, questi paesaggi interiori ma anche esteriori, perché chi lo ha letto e lo leggerà capirà che anche il contesto, insomma l'ambientazione, ha un ruolo significativo, sia insomma il paesaggio delle Acuane, che Pietrasanta, che poi anche il Ferrafuori, ecco, lo fa, direi, quasi nascondendosi come autore, cioè mettendosi da parte proprio per far vivere i personaggi nella loro totale verità, nella loro genuinità, attraverso appunto le loro stesse parole, i loro sentimenti, la loro comunicazione, che le loro ombre, le loro luci, perché appunto sono personaggi, ecco, che hanno delle positività e delle negatività, e con una scrittura, ecco, appunto, che molto diretta, in alcuni momenti anche brutale, proprio per spietata, proprio per far uscire l'autenticità di questi esseri umani. Quindi niente, vi auguro buona presentazione e lascio la parola a Andrea. Allora, grazie. Mi so. Sì. Grazie. Allora, buonasera a tutti, a tutte e a tutti. Allora, chi è Luca? Penso tutti voi lo conosciate, quindi dico chi è Luca per me, perché insomma. Sì. Allora, sicuramente Luca è un amico, perché se no io qui oggi non sarei venuto, perché... Dillo perché! Perché era a Pisa, all'Arena Garibaldi, a vedere la partita. Quindi... e anche la signora è un'amica vera. Un'amica vera. Pisa sta vincendo. Sì, lo so. Poi è un amico di stand, di battaglia allo stand, quando siamo lì a promuovere i libri. E quindi, diciamo, c'è un gioco di squadra in termini di editrice che... Insomma, ormai ci contraddistingue da diversi anni, quindi poi lo conoscete tutti, Luca poliedrico, a teatro, scrive, insomma, è una persona che mette la passione in quello che fa, questo è quello che lo conosco io, sicuramente. Allora, partiamo con la Aloha, Aloha, cioè si dice Aloha poi, sì. Non so, si dice Aloha. Più o meno aspirato, però no. Si dice Aloha. Aloha, ok. Allora, la storia è una storia ambientata in Versilia, precisamente c'è questa dicotomia mare-monte, perché abbiamo Pietrasanta, Maria di Pietrasanta, e poi c'è questa località che si chiama Val di Castello, che sta un pochino più sopra. E la domanda che ti faccio inizialmente è: perché hai scelto la location della Versilia? Perché, buonasera a tutti, grazie di essere più numerosi della prima volta, vedi che la seconda porta me, nonostante l'ora tarda e il Pisa. ho scelto Pietrasanta perché volevo parlare di queste due persone di cui poi parleremo, che vivono una storia d'amore tormentata, non riescono a amarsi, hanno una vita incasinata, e mi sembrava che la Versilia fosse il posto giusto. Poi non c'è solo la Versilia, c'è anche una parte di Calabria. Sì. Però mi sembrava il momento giusto, ed questo è un libro che, oltre a parlare di queste due persone che sono diciamo inventate, sono di fantasia, poi nel libro troviamo quasi tutte le persone che frequentano Pietrasanta, e l'estate di Pietrasanta e il mare di Pietrasanta sono poi quelle che vengono al mare con me da più di 20 anni, quindi l'ho tirate dentro. Quindi è un misto di fantasie e di realtà. Quindi, quindi insomma la Versilia come era un tempo. Com'era 20 anni fa quando l'ho cominciato a frequentare io, poi è cambiata ancora, e poi ci sono anche dei rimandi, perché loro sono adulti, più adulti di me, quindi ci sono dei rimandi alla Versilia di anni fa, quella delle grandi star che venivano. Sì, il romanzo che io non ho mai visto. Purtroppo.
Questo romanzo è ambientato nel 2000, nel 2015, ora poi ti chiedo un'altra cosa. Ed è un, come viene scritto qui sotto, romanzo epistolare. Ora poi ti faccio la domanda. Io quando ho visto il romanzo epistolare, per quello che ho fatto io, i miei studi, le mie letture, eccetera, eccetera, mi sono venuto a mente il libro L'Elison Dangereuse di Chaudelot de la Croix, che è un libro del 1700, ma non tanto per la trama, perché insomma è una trama molto diversa, quanto per appunto la forma epistolare e poi perché c'è comunque un po' di scene ad alto tasso erotico, diciamo, se si può dire. Quindi insomma, diciamo che c'è questo connubio che mi ha fatto venire a mente questo libro. Perché la forma epistolare? Come mai? Oggi con i cellulari, con le mail, con i WhatsApp, perché questa forma epistolare? Perché io volevo che venissero fuori proprio i sentimenti dei due protagonisti, che non riescono, ma cioè, si acchiappano, vivono una storia d'amore, però sono talmente incasinati nella loro esistenza che secondo me funzionava molto se io, autore, mettevo sulle pagine proprio le loro parole. E come si fa a mettere le loro parole sulle pagine? Ho fatto finta che si scambiassero delle lettere, che potevano essere lettere quelle di un tempo oppure anche mail. Quindi è tutto caro, cara, e poi ci sono anche i loro amici che seguono i loro movimenti, e quindi è uno scambio di lettere continuo. È un romanzo molto veloce, molto crudo e anche molto breve. Sì. Però intenso. Sì, per forza. Allora, mi è venuta a mente questa cosa, perché l'hai lasciato ambientato nel 2015? Perché hai iniziato a scrivere nel 2015? O perché la persona a cui è dedicato se n'è andata via in quel frangente lì. I due protagonisti si ritrovano, che si chiamano Giovanni e Fabrizio, si ritrovano dopo tanti anni al funerale di questa amica comune. Okay. Vogliamo leggere? Vogliamo leggere? Qui c'era, prevedevamo la lettura. Qui. Vai, prevedi. Prevedo. Leggo io? Leggi. Ok. Pietrasanta, 14 agosto 2014. Cara Jo, mi sono svegliato e ho spalancato le imposte. È una bella giornata di sole. La bottega sotto casa ha sfornato il pane e il suo odore riempie tutti i vicoli. Ho già fumato la prima sigaretta della giornata. Cosa vuoi che ti dica? Che non ti ho pensato? Che sono pentito? Non ci vedevamo dal giorno dell'addio a Valeria. Forse è stato un male rincontrarsi, ritrovarsi così d'improvviso, da soli. Lo so cosa pensi adesso, che quello che è accaduto ieri non dovrà più ripetersi. Lo so che sei spaventata all'idea che qualcuno ci abbia visti. Anch'io lo sono. Ho passato anni a guardarmi le spalle, a cercare di controllare quello che provo. Non sono certo di volerlo più fare. Forse per te, ora posso lasciarmi andare. Lasciare andare i pochi freni che ancora possiedo. La luce che ho rivisto ieri nei tuoi occhi è la stessa luce brillante, pungente, che avevi a 20 anni quando andavamo insieme al Malbacco. Come facevamo a fare il bagno nudi in quell'acqua così gelida? Probabilmente è stato al Malbacco che ho capito che provavo qualcosa per te. Forse la pelle d'oca non era solo per l'acqua gelata. E tu, cosa provi? Cosa hai provato ieri? Ogni volta che ci rivediamo sei sempre così rigida, controllata, così fintamente cordiale. So cosa temi. Conosci la mia situazione. Non è facile per me. Dipende tutto da te adesso. Basta che tu faccia un passo verso di me e mi troverai lì a darti quello che non ho avuto il coraggio di darti a 20 anni. Non è mai troppo tardi, Jo. Se solo ieri fossi entrato nel bar di Luca e Francesca, 2 minuti più tardi, non ti avrei vista e tutto adesso sarebbe diverso. A volte basta spostare tutto di un secondo. Vorrei dirti di farti sentire quanto prima. Vorrei dirti di scrivermi, di telefonarmi, ma tanto farei come vuoi. Farai come vuoi. Così come hai sempre fatto. Ti saluto, ti mando un bacio, Fabrizio. E qui l'applauso ci sta. Allora, io mi sono sottolineato questa frase, a volte basta spostare tutto in un secondo. Credi nel destino? Eh sì,
Sì, abbastanza, nel senso che ci sono delle cose che forse potrebbero essere già scritte, e poi ci sono delle altre cose che muoviamo noi con le nostre azioni, con le nostre scelte. Allora, qui abbiamo parlato finora, abbiamo capito che c'è questo incontro fra questi due, Giovanna e Fabrizio, che si ritrovano dopo 20 anni. Però, diciamo, oltre alla storia tra questi due amanti, si parla di elaborazione del lutto in questo romanzo, dell'accettazione del distacco e anche del prendersi delle responsabilità che, diciamo, il protagonista più di tanto non ce la fa. Ci spieghi la scelta di queste tematiche? Allora, diciamo che loro due sono accomunati dal dolore della perdita di questa amica. Spesso succede che quando si è in un gruppo di amici c'è sempre un leader, c'è sempre chi comanda, fra virgolette. Quando viene a mancare una persona molto importante, è un po' come se crollasse tutto. Quindi loro probabilmente si ritrovano e si affezionano di nuovo grazie al ricordo di questa amica che non c'è più. E poi ricominciano ad annodare la loro storia, che non era mai nata, era nata solo un'amicizia, però si rendono conto presto che, per un motivo che non dirò, che non potranno stare insieme bene, felicemente. Quindi e quindi vivono questa loro possibile separazione, che prima o poi avverrà, come un lutto. Lui, che sembra molto più Fabrizio, che sembra molto più incosciente, la prende così, ritrova una sua vecchia fiamma e ci si butta, e quindi sembra molto più incosciente, certo. Invece Giovanna, rispetto a lei, rispetto a lei che dice "Uè". Però lui, che all'inizio sembra molto più incosciente, poi ad un certo punto, diciamo che gli arriverà la botta, mentre lei rimane in piedi, no? Quindi sono due sofferenze diverse, sì. e un lutto vissuto in maniera diversa. Ok. Infatti io poi, la domanda che devo fare dopo, ma visto che hai citato questa cosa, perché in questo romanzo c'è un triangolo amoroso, chiaramente Fabrizio, possiamo dire, sta con un'altra persona, possiamo dire? Nella lettura dopo esatto. Verrà fuori. Fabrizio sta con un'altra persona, quindi c'è il triangolo fra Giovanna, Fabrizio e questa Annalisa, che è la moglie di Fabrizio. Ma io ne ho visto un altro triangolo, che è molto più importante, secondo me, in questo libro. Non a caso c'ho la maglia di triangolo, mi sono messo Pitagora qui, c'ho il teorema di Pitagora. È il triangolo tra Giovanna, Fabrizio e Valeria. Perché il personaggio di Valeria aleggia in tutto il romanzo come un fantasma. C'è questo personaggio di Valeria che c'è, sì. C'è, no? E come una presenza che conforta più Fabrizio, visto nei momenti di nostalgia. È più lui che tende a ricordarla, da quello che ho letto nel romanzo. Sì. Più che lei. A me, io ho percepito questo. Sì. La definisce infatti un faro luminoso e allegro. Non a caso il titolo Aloha, perché il titolo di questo romanzo si chiama Aloha, perché è un'espressione di Valeria. Non è un'espressione di amore fra i due amanti, o un loro saluto. È una cosa di Valeria. Quindi in realtà, e poi inoltre il romanzo è dedicato a Valeria, quindi io vedo più sbilanciato più questo triangolo. Nel senso, sembra più Valeria la protagonista alla fine, che tira le fila, che sottende. Sì, è un omaggio a Valeria. Chi era Valeria? Cioè, infatti volevo chiedere, chi era Valeria, se ce lo vuoi raccontare, non so. Valeria era una nostra cara amica di famiglia che non c'è più. Sì, che se n'è andata via troppo giovane ed è come se lei guardasse tutto dall'alto, è come se lei non giudicasse quello che succede ma lo seguisse. Esatto. E quindi è un è come se lei, appunto, guardando dall'alto, fosse al di sopra delle parti e non li brontolasse, ma volesse per loro una sorta di felicità. È Fabrizio che la ricorda un po' di più, perché è Fabrizio poi quello che vive una situazione più tormentata, perché quello è quello legato a un'altra persona, e quindi
e quindi è lui che ne soffre di più. Ok. Anche lei, ma in maniera diversa. Sì. Ok. Ho capito. La voce non si sente poco? Si vede che non faccio più teatro. Non faccio più teatro. Vabbè, diciamo che l'ambiente è abbastanza largo, infatti è abbastanza dispersivo. Poi non c'è l'acustica giusta. Allora, nei tuoi libri appunto c'è spesso il tema della perdita, dell'abbandono o della morte. Perché? Perché tutti dobbiamo prima o poi abbandonare qualcuno. Quindi tutti dobbiamo avere a che fare con la morte o con il distacco. La differenza è che se ne va una persona a cui tieni, ma se ne va perché cambia città, perché cambia lavoro, perché si litiga, prima o poi il legame si può ricucire. Cioè se tu te ne vai e so che vai a Treviso, ci si può anche telefonare, ci si può sentire. Se si litiga in qualche modo, volendo, certo, i rapporti si ricuciscono, ma se una persona se ne va via definitivamente, e soprattutto se ne va via per malattia, magari molto giovane, magari all'improvviso, è un altro tipo di lutto. Certo, quindi tutte queste persone devono fare i conti prima di tutto con la loro giovinezza, che non è più quella. Cioè quando sei giovane ci pensi meno alla morte, ci pensi meno che le cose cambieranno. E quindi è come se durante questo piccolo racconto loro dovessero crescere. Loro dovessero crescere e prendersi delle responsabilità. Nonostante abbiano comunque delle responsabilità. Una quarantina d'anni. Sì, sì. Che, no? Però a un certo punto uno dei personaggi dice: come stavamo bene quando eravamo giovani, come eravamo spensierati e non ce ne rendevamo conto. Perché spesso è così, quando si è, non voglio dire felici, però quando si è sereni e spensierati lo si dà per scontato. Poi quando perdi le cose più care dici: però forse non me lo sono neanche gustato. No, certo, purtroppo è così. È vero, è vero, è vero. Allora io passerei alla seconda e ultima lettura. Sì. Sette fogliettini. Però guarda, Bernino, che di la pagina, sì, così ragione, che ce la può seguire come a scuola, guarda. Pagina 25. Legge. le maestre a questo. Qualcuno vuole leggere? Qualcuno vuole leggere? Luca, aprite il libro a pagina 25. Però le maestre a questo punto, durante la lettura, per vedere se uno era attento, ti chiedeva da sorpresa di leggere, certo, se non eri attento guai. Allora, Pietra Santa, 3 gennaio 2015, quindi siamo un po' più avanti. Cara Giovanna, oggi sono stato alle cave a ordinare del marmo. Il marmo per fare il tuo calco. Pensavo che però, per scolpirti, sarebbe utile averti sotto gli occhi più spesso. È così che dovrebbe andare. Dovrei rinchiuderti nella bottega con me per giorni e giorni. Io e te da soli. Io e te da soli con il marmo e gli scalpelli. Faremo l'amore, ti passerei la lingua ovunque, seguendo tutte le tue curve, tutti i tuoi avvallamenti, tutti i tuoi orifizi. Per scolpirti devo conoscerti alla perfezione, imprimerti nella mia memoria. Cerco di imprimerti nella memoria dei tempi in cui andavamo al Malbacco, ma non ci sono mai riuscito veramente. Sono uno scultore che si perde i particolari, anche quelli più rilevanti, e questa cosa suona a dir poco ridicola, lo ammetto. Valeria lo diceva spesso. Diceva che non avrei potuto fare lo scultore, che avevo più talento come grafico. Gazzi adorava il ritratto che fece un'estate delle nostre, il ritratto dedicato alla mango nel riso amaro. In quella posa sensuale che evidenzia le gambe lunghe, perfette, quel profilo procace, statuario e zingaro. Che anno sarà stato? Forse l'88, forse l'89. Comunque ho scritto per dirti anche un'altra cosa. Stamattina Annalisa mi ha raggiunto in Piazza Duomo. Abbiamo preso un caffè al bar del teatro, al bar di Alice. Annalisa non vuole andare, dice che non la sopporta.
vai a capirne il motivo. Appena arrivata mi ha brontolato perché le ho detto che avevo ordinato del marmo. Mi ha chiesto perché mi serviva altro marmo. Che domande del cazzo, fa Annalisa. A che cazzo serve il marmo a uno scultore? Per minuti interi non abbiamo sillabato parola. Poi Annalisa mi ha detto che desidererebbe avere un bambino. Un bambino da me? Io non sono adatto. Io ho l'istinto paterno del nonno di Heidi. Tu lo sai il rapporto che ho con i miei. Non ci parlo dallo scorso Natale ormai. Mio padre è una merda. So che li vuoi bene, ma una merda rimane. Quando ho pagato il caffè e ci siamo alzati, ho detto ad Annalisa che da piccino mi hanno allattato con l'allattamento misto. È stata un'incombenza per tutti, le ho detto. Mia madre doveva pesarmi ogni momento prima di darmi la poppata, eppure dopo. Ci metteva un'infinità di tempo a far bollire l'acqua d'acqua e il latte rimaneva sempre con dei grumi. Quel grosso bilanciere per lattanti su cui mi metteva era in metallo, freddo, orripilante. Me lo hanno raccontato talmente tante di quelle volte che mi pare, che mi sono perso il segno, di averne memoria. Grazie. Annalisa, comunque, nonostante la storia del modo barbaro in cui mi hanno svezzato, non si è convinta. In effetti, la storia dell'allattamento misto è una scusa di merda per allontanare la voglia di avere bambini. Io non voglio figli da Annalisa. Non la amo e non si possono fare figli quando già le premesse sono così disastrose. Annalisa è brutta. E poi ha la fissa dell'arredamento, non la sopporto. Non sopporto il nostro appartamento con tutti quei mobili moderni, bianchi, delle forme che definire bizzarre è uno scherzo. Come si fa a stare con una persona che uno vede brutta? È così secca, pallida, senza seno, con i capelli color saggina. I figli, io vorrei farli con te. So che non vuoi sentirtelo dire, ma io e te potremmo essere bravi genitori. I nostri figli assomiglierebbero a te con quegli occhi verdi color diamante, la carnagione ambrata, lucente, con quelle sfumature strane, quasi dorate. Sei sicura di non essere un'egiziana? Magari discendi da Nefertiti, chi lo sa. Comunque, io e Annalisa non avremo figli, questo è certo. Abbiamo smesso anche di fare sesso, io non ne ho voglia solo di te. Adoro, muoio quando mi tocchi, quando mi disegni il profilo con l'indice, quando mi sfiori con i polpastrelli prima la fronte, poi il naso e le labbra, anche se dici che ho il naso piccolo e non ho le labbra. In effetti ho la bocca a dir poco piatta. Come faccio a piacerti non lo so. Ho la pelle biancastra, delicatissima e butterata. Hai visto le mie macchie? In certi giorni fanno impressione, tutte frastagliate di sfumature, a tratti rosso fuoco, a tratti viola. Sto perdendo anche i capelli gialli color pannocchia che piacevano tanto alla Valeria stanno andando a farsi fottere. Comunque, da quando ci incontriamo e ci regaliamo piacere, la mia psoriasi è migliorata. Ho molte meno macchie, anche sui gomiti. La mia dermatologa si è stupita di cotanto miglioramento. Si vede che l'amore, la passione, la cupidigia fanno solo del bene e donano nuovo splendore. È così, Giovanna. Arrenditi. Arrenditi a me e saremo felici. Basta crederci. Un abbraccio enorme. Tuo Fabrizio. Bravissimo. Molto intenso. Allora, io ora ovviamente vorrei farti le domande, ma non posso fartele perché sennò si capisce. Certo è che comunque questo Fabrizio ha un po' le idee confuse. Sì, molto confuse. Nel senso che non so se è se rientra nello stereotipo maschile di quelli che dicono lascio la moglie e poi non la lascia mai. Oppure non si può dire. Che risposta vuoi? No, ho detto niente, non devi rispondere. No, invece rispondi a questa domanda. Dimmi, vai, rispondi. Secondo me ci sono persone che se si rendono conto che una cosa non si può fare, che non conviene farla, che c'è una rimessa, c'è una sofferenza, non la fanno. Cioè sono molto forti e molto decise. Io non sono adatto per buttarmi nelle cose sbagliate e non sbaglio. Ci sono delle persone invece che vivono un po' così, che pensano lo faccio, tanto a me andrà bene. Okay. Fabrizio è un po' così, secondo me. Sì, sì, certo. Diciamo che ci si butta, però certe volte si tira indietro, poi si ributta, ma è un'altalena. Fabrizio. Sì, sì, cioè, le persone così esistono. No, zitto, sto zitto, basta. Spesso i maschi lo fanno.
Allora, l'altro tema che ho trovato io, questo lo trovo io, troveranno tutti che lo leggono, è quello della sabbia, che si viene una parola che viene tutta molto, è vero che siamo a Maria Pietra Santa, quindi molto probabilmente l'estate, quindi ha richiamato il discorso della sabbia, dell'argilla, del plasmare la materia, no? Che ritroviamo nell'intero libro. Fabrizio infatti è un artista che vorrebbe modificare la materia come la sua vita. La domanda che ti faccio è questa: hai mai conosciuto un vero scultore? Cioè ti sei informato, hai visto qualcuno? Mi sono informato, ho chiesto informazioni, sì. Ho visitato? Sì, ho visto parecchio tempo fa, un pomeriggio a Carrara c'erano delle mostre con delle botteghine e l'idea forse mi è venuta lì. E quindi sì, mi sono informato e ho chiesto. E poi mi piaceva questa cosa del Fabrizio non è un fa scultura, ma fa anche pittura. C'è questo rimprovero che gli fanno, che gli faceva anche un po' Valeria, di non essersi mai. Perché per molte persone quando hai un talento devi andare lì. Invece lui è un po' barcamenato fra una parte e l'altra, ogni tanto ha fatto delle mostre, poi non le fa più, è un po' così, un po' indeciso. E il rimprovero che gli fanno sia Giovanna degli amici è di non aver preso mai una direzione sicura, di aver forse sprecato anche il suo talento. Come succede a tante persone. Per i tormenti che ha dentro, probabilmente. Okay. Fabrizio esiste? No. Poi Valeria esiste, Gazzi esiste, giusto? Mi dicevi che Gazzi sì, esiste. Sì. Valeria esiste. Esiste Daniela, esiste Ornella. Esatto, esiste Ornella. Esatto, sì. Fabrizio e Giovanna diciamo non esistono. Ma ne ho conosciuti tanti. Eppure ci si sente di Giovanna e anche di Fabrizio. Certo. Che sono un po' così. Sono un po' irrisolti. Però se vivi un po' così, un po' senza prenderti responsabilità, prima o poi la vita ti chiede di assumerti le responsabilità e di fare delle scelte. Quando uno fa delle scelte, automaticamente conquista qualcosa ma perde altro. Quindi, ti faccio una domanda che mi è venuta in mente ora così mente fa. Difficile, ma difficile. Perché in realtà lo stai andando su domande che non cioè, abbiamo concorso. Mica si può. È troppo facile, insomma. Come te lo immagini Fabrizio e Giovanna fra 10 anni? Sempre più. Lui sempre più con la psoriasi, con sempre più pancia, meno capelli. Lei si rifà una vita, riesce a farsi una vita, non si sa. Ma questa è la mia opinione. Sì, sì. Secondo me sì. Lei ce la fa. Okay. Lui, vabbè, perché lui poi non posso dire la situazione in cui. Non va, però lui no. Ok, vabbè. Allora, per concludere, non so se siamo in orario buono. Sì, allora dico io come si conclude, sì, così sì. Loro si rilassano e capiscono che fra 10 minuti si va a casa. Oh! E allora, invece di concludere con una cosa mia, perché se no si leggeva tutto il libro e andava via la sorpresa, ho scelto di leggere una poesia di Natalia Ginzburg. No, la leggi tu. Hai scelto che la leggo. che si intitola Memoria, che anche questa parla di perdita, di lasciare andare via. È dedicata al suo primo marito, Leone Ginzburg. E quindi è una poesia molto intensa che secondo me poteva star bene per mandarci via. Poi ce l'ho anche una però. Allora leggo prima la mia e poi leggo la tua. Dai, così mandiamo via con la tua. Dai, come vuoi? Via come... Andiamo via con la tua, dai. Guarda che ti faccio leggere poi un pezzo dei tuoi libri. No. Allora. Perché tu a che libro sei tu? Boh, dipende. Se parliamo di libri narrativa gialli, 10º. E poi poesia, anzi, ho scritto. Vabbè, 10º libro di. No, lui è uno scrittore serio che scrive gialli.
Grazie Luca. Allora, io ho preso una poesia invece di Alda Merini. Che sì, sì, com'è? Piedi. Non ti voglio non piedi. Vai. Allora, io ho scelto una poesia di Alda Merini, che anche questa parla del distacco, della, insomma, della solitudine, temi che si ritrovano nel libro di Luca. Ti aspetto e ogni giorno mi spengo poco per volta e ho dimenticato il tuo volto. Mi chiedono se la mia disperazione sia pari alla tua assenza. No, è qualcosa di più. È un gesto di morte fissa che non ti so regalare. A casa la Merini. Natalia Ginzburg, memoria. Gli uomini vanno e vengono per le strade della città. Comprano cibo e giornali, muovono imprese diverse. Hanno roseo il viso, le labbra vivide e piene. Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso, ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta. Era il viso consueto, solo un poco più stanco. E il vestito era quello di sempre. E le scarpe erano quelle di sempre. E le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città. Non è tua la città illuminata. La città illuminata è degli altri. Degli uomini che vanno e vengono comprando cibo e giornali. Puoi affacciarti un poco alla quieta finestra e guardare in silenzio il giardino nel buio. Allora, quando piangevi c'era la sua voce serena. E allora, quando ridevi c'era il suo riso sommesso. Ma il cancello che a sera s'apriva resterà chiuso per sempre. E deserta è la tua giovinezza, spento il fuoco, vuota la casa. Bene, quindi io chiedo al pubblico se ci sono domande, ovviamente, mi rimetto seduto. Qualche domanda si fa. Qualcuno deve rompere il ghiaccio. Guarda, come a scuola. Chi è? Chi sono quelli che parlano di più? Chi sono quelli che parlano di più? No, non lo so, perché qui c'è una varia popolazione, chi viene dalla scuola, chi viene dalla scuola deve fare domande. Chi viene dalla palestra, chi viene. Se non viene dalla scuola, vedo che ride, viene dalla scuola. Sono l'unica. No, non è l'unica però. Signora. Posso chiedere se mi puoi rispondere, no? Mm. Quanto c'è di te in Fabrizio? Di me in Fabrizio? No, no, non lo so. Non lo so, non è la risposta giusta. Non lo so. Forse un po'. Quando si scrive si mette sempre qualcosa di proprio. L'ho trattato male, nel senso, perché quando si scrive un romanzo, per renderlo interessante lo esageri anche un po'. Quindi lei è più matura, lei più pronta, lui l'ho fatto un po' più altalenato, un po' più immaturo, un po' più come noi. Quindi ti ci riconosci un pochino. Sto cercando di non fare quello che fa lui. Ha scritto il vademecum. Ma allora ci possiamo aspettare un seguito? No. Come diceva lui, forse io, fra dieci anni, io parlo il seguito, puoi farlo. Secondo me. No, in genere a me i numeri due non mi piacciono, però non è mai detto che. Può essere. Vediamo. Altre domande? Altre maestre? Lei ha già fatto la domanda, quindi si è cavata con poco. Si è agganciata. Quindi. Curiosità? Il tuo racconto, diciamo, la conformazione di rapporto che poi è mezzo incestuoso tra Fabrizio. Ah, giusto, ma noi forse si può dire questa cosa. Si può dire? Non si poteva dire, però. Infatti io non l'ho detto perché. Vabbè. Così mi intriga di più.
quindi quanto c'è di sociologico? Sì, nella, diciamo, nei rapporti attuali tra un maschio che perde un pochino una donna che comunque rimane confusa perché non risolvono poi questa loro rapporto che parte dall'infanzia avanti. E quindi è una dibattuta, molto dibattuta, che sì, risolta poi alla fine, sì, ma continua. Scusa. Un'altra cosa che volevo chiedere è il ruolo di Valeria, che sembra quasi una guida quasi spirituale di tutto il centro. Sì, sì, sì. Mi piaceva questa cosa di dare a Valeria un ruolo proprio di io nel libro l'ho chiamata Fatina, che guarda dall'alto perché... Ah no, pensavo non si sentisse. No, no. Perché è un po' quello, in un certo senso, quello che ci viene raccontato, no? Che i nostri cari, quando se ne vanno, vanno in un altro, in un'altra dimensione e ci guardano dall'alto, ci proteggono. Infatti sfido chiunque di noi, anche chi in fondo non è credente, qualche volta ha guardato il cielo e si è rivolto a qualcuno che non c'è più. Quindi il ruolo di Valeria è questo, cioè Valeria è stata una persona che in vita, una persona molto positiva, molto allegra, molto non giudicante, cioè loro vivono il peso della loro relazione anche in base alla vita che hanno e in base agli altri. Valeria invece, se fosse ancora in vita fra di loro, sarebbe quella che quasi gli darebbe una mano, che non sarebbe lì a puntare il dito e giudicarli. Infatti Valeria non c'è più nella storia e una mano a questi due gliela dà Gasi, che è il marito di Valeria. Quindi il ruolo è questo, di una presenza che non c'è più ma che rimane. Io volevo sapere una cosa, una domanda banale. Cosa rappresenta per te lo scrivere e che cosa rappresentato, cioè perché questo scrivere? Allora, lo scrivere rispetto al teatro, io sono sempre stato fissato con il teatro, quindi per anni ho fatto teatro. Quando facevo il teatro al Teatro Verdi, l'ho fatto per 7 anni, pensavo che prima o poi al Teatro Verdi fosse arrivato qualcuno, un regista famoso, che ti porto con me in tournée. Invece non è successo. Inaspettatamente nella vita ho cominciato a aiutare un amico con questa impresa delle case editrici, che io non sapevo nulla. Gli avevo anche detto: ma cosa vuoi che ci voglia vendere 2 libri? Presto. E siamo stati al sole, al freddo, all'acqua, a fare presentazioni con gli aperitivi, senza aver garantito nulla. Un giorno ci levi la pagnotta, il giorno dopo no, non guadagni niente. Quindi ho cominciato a frequentare questo tipo di mondo, a conoscere anche scrittori famosi, qualcuno è bravo come lui, qualcun altro scrittore un po' meno, e mi sono guardato intorno e ho detto: ma io scrivevo, chi in telefono? Ma io ho sempre scritto delle cose, perché ho smesso? E quindi un po' per sfida ho detto: ricomincio a scrivere. Ho ricominciato a scrivere, ho completato un romanzo che era fermo lì da tempo, l'ho pubblicato ed è andata bene. Non lo so, io ero già dentro alla casa editrice, diciamo la verità, quindi è stato facile proporlo all'editore. Non lo so, non lo sapremo mai se proponendolo a un'altra casa editrice che io non conoscevo sarei qui oggi. Questo è un terno al lotto. Comunque è iniziato tutto così, a caso. La passione della scrittura c'era, però io non sapevo assolutamente come si scriveva un romanzo. Quindi sì, avevo fatto corsi di scrittura creativa, ma è stato molto diverso. E invece ho cominciato. Poi il primo è andato bene. La casa editrice che avevo con il primo libro ha cambiato connotati, ha cambiato personale, io sono andato via. E ho continuato a cercare
E poi ho trovato la Carminiana editrice che a oggi continua a darci fiducia. Quindi per ora va bene. Finché va bene così, per me va bene. Grazie a tutti. Se non ci sono altre domande, diciamo che sono qui. Due qui per gli autografi. Se volete. Mi ha già fatto. Vabbè.